Salve, mi è arrivata la telefonata di una scuola di lingua. Mi sono venute le ciglia, ci sembra Spock. Sono pronto per fare il vulcaniano. Allora, e niente, mi è arrivata questa telefonata di questa scuola di lingue. E mi dicono, ma lei cerca, guardi, io ho messo 18 maggio, però era, io, se vedete, cioè, cerca lavoro, no, io veramente cercavo scuole, lezioni private, perché il lavoro, cioè le scuole in lingua ti propongono, tipo a Cottimo, cioè per un mese raccogli i pomodori, poi il prossimo mese si vedrà, ma come si fa? Come si fa a fare un progetto di vita, un mestiere, cioè, ma anche il musicista è così, sì, ma musicista è diverso, perché musicista, a parte che mi diverto a farlo, l'inglese mi divertiva, ma adesso non più, perché, cioè, mi diverto in modo teorico, ma la maggior parte della gente è molto presuntuosa e supponente, crede di sapere la lingua, non capisce niente, se glielo insegni bene si incazza, glielo devi insegnare male, non vuole studiare, non si fida della tua esperienza, una gran rottura di coglioni, soprattutto perché poi i risultati sono irrilevanti. Allora ragazzi, ma sti cazzi, lavori per un mese, due mesi, tre mesi, poi sto smart working, ma che cazzo vuol dire smart working, che devo lavorare da casa? Ma che c'è di smart in quello? Che c'è di smart? È stupido! Non c'è più contatto umano, non c'è niente. Non si imparano lingue così. Se non c'è contatto umano, non c'è un professore nella vita reale. Allora va su internet. Vai su internet. Ora il curriculum non so neanche dove cazzo l'ho messo. Cioè, io devo, poi ovviamente se tu sei obbligato a farlo, perché questo funziona, ti tengono per le palle, perché se tu sei obbligato a farlo lo fai, perché c'è gente che butta i soldi nelle scuole di lingue, perché ragazzi ve lo dico io, non lo imparate l'inglese, proprio non lo imparate, però c'è gente che dove ho fatto, io ho fatto alla Academy of English, the British Council. Sì, vabbè. Ci parli in inglese e non sanno dire un cazzo. Adesso dovrei mangiare questo. Mangiare. Vedete che non ho mangiato. Mandare. Questo cazzo di curriculum è inconsciamente sperare che non mi prendano. Data l'età, dato il nome italiano. Dato che sono uomo, sono tutte cose che a loro fanno paura. Allora non interessa un cazzo come interessa. Io ho detto, scusi, ma guardi, se voglio lo dico, interessato. Io mi dà anche il curriculum. Ma il curriculum che cazzo c'è? C'è il mio nome, c'è i dati anagrafici che te le posso dire pure per telefono. Ho insegnato diverse scuole di lingue. Tu dovresti andare là, telefonare ognuna, sperare che c'è la persona ancora che si ricordi di me per avere conoscenza. Alcune sono chiuse, altri hanno cambiato telefono e che cazzo ne so, cioè praticamente non serve a niente secondo me. Allora capisco che se tu devi fare progettatore di non so che quali cose, allora sì. Beh, io guardi, ho progettato varie droni, allora conta quello, no? Ma un professore d'inglese, ma che cazzo ne sapete voi di come? Poi ve lo dico la verità, per come ho insegnato l'inglese adesso, io non sono proprio adatto. Io non sono adatto a far finta di dire va bene, ok, bisogna essere così. Tutte cazzate. Poi alla fine di anni di studio non lo sanno, oppure non lo sanno come uno si spera, come ti aspetteresti da uno che ha seguito una specie di corso di studi, che ha buttato 1.000-2.000 euro a corso. Mi sento parte di una presa per il culo.
Mentre quando canta e suona non è una presa per il culo, perché la gente entra, esce, mi sente, se gli piace mi dai i soldi o le serate. No, l'inglese sì, la recensione può essere simpatica, quello che ti pare, ma se poi te lo impari, sono soldi buttati. Perché te non è che tu paghi per avere un intrattenimento. Non dico che la lezione debba essere. Ma se uno, a parte che se uno è interessato alle cose non si rompe i coglioni, anzi, io vedo certi filmati su cose che mi interessano, sulla chitarra, ci vedo certi video che sarebbero una rottura di coglioni pazzesca per chi non è interessato a quelle cose là. Invece, mentre chi è interessato a quel video che gli altri si fanno due palle così, si divertono. Sembra chiaro questo fatto. Però a questo punto devo chiedermi. Beh, lo voglio fare o no? Boh, c'è tutto il tempo per cambiare idea, no? Perché poi ti dicono, non ti dicono chi sono. Guarda, io infatti gli ho detto una cosa che non mi ha detto niente. Ho detto, voi non mi state dicendo niente. Ma scusate, ma di solito chi ti offre un gran lavoro, la prima cosa che ti fa è buttare le carte sul tavolo. Guarda, questo lavoro è pagato 25 euro l'ora. Io ti chiedo pure il curriculum, ma ti sto dicendo, vogliono che sapere tutto su di me quando io non so niente su di loro. È chiaro? Ma noi, che vedo? Vedo un sito, cioè, che ne so io, come si sono trovati gli altri professori, quanto sono pagati, quanto è stabile il lavoro. Non so niente. E probabilmente ve lo dico io, poi farò un video se la cosa continua. Sarà in un posto sperduto, fuori Roma, con una serie di lezioni miserrima, pagati male, dove nessun'altra persona ci vuole andare. Allora cominciano a guardare sui giornali, ragazzi, io ho una stessa esperienza di vita. È così. Perché quando sei in una scuola di un certo livello, sta sicuro che non vai a cercare i professori, arrivano i curriculum a voi. Il professore di lingue è meglio fare il barista, è meglio fare i lavori stagionali. Il professore di lingua, la maggior parte dei casi, io sono stati rarissimi casi in cui ho avuto un lavoro costante, non mi hanno rotto i coglioni e i risultati, oh, sarò sbagliato io, ma in quei contesti è difficilissimo avere dei risultati, soprattutto quando non pagano loro. Paga l'ufficio, paga quello, paga quell'altro. Ecco, io farei così, paga l'ufficio. Poi se tu non paghi, passi l'esame, lo ripaghi tu il corso, arrivederci.